Allora, buongiorno, buonasera, siamo al 23 luglio, siamo quasi a fine luglio ormai, entriamo in agosto, non entro, devo fare un video sugli Uffizi, ora farò un video sugli Uffizi, ma oggi ho la casa imballata dai muratori, quindi è un po' complicata la mia vita, sempre tutto, quindi ho tutto imballato, quindi dovrei tirare fuori delle cose che non posso tirare fuori, dicendo che ci frega e ci importa, ma giustamente, e quindi parlerò però di una cosa che è capolavoro assoluto. Cioè, questo qui, andate in edicola, prendetelo, ve lo leggete da 10 anni, non importa, Bullrocket di German Estrel e Francisco Solano Lopez. Detto questo, io potrei chiudere il video, vi salutare, come dire, corto maltese di Ugo Pratt, basta. O Dago di Wood e Salinas, che gli devo dire? Non lo volete leggere? Faracci vostri, nel senso che non è che a me fate dispetto, non mi fate assolutamente dispetto, non lo fate, cioè, fate a voi stessi. Naturalmente io, vedete, in questo mese ho allentato molto i Bonelli, anche se ho avuto un calo di visualizzazioni e disiscrizioni, ma onestamente non me ne frega proprio niente, proprio non me ne può fregare di meno, anche perché io non lavoro, quindi non è un lavoro, io parlo veramente di cose che mi piacciono, poi, e essendo uscito questo, c'è cioè Bonelli che tenga di fronte a questo, per me, qui è Dio, tutto il rispetto per la finestra che arrivano voci dall'esterno, e niente, esistono un sacco di uscite ultimamente, insomma, la Bonelli secondo me, ora ci sono gli speciali Martin Mistere, ci hanno messo anche Dante, Dante, io appena ho visto Dante in edicola su Martin Mistere, mi ha preso male, ma anche se è stata scritta da Castelli, però è un po' ricicciato, cioè vabbè, non lo so, insomma, anche perché costano, cioè il problema è anche proprio economico, nel senso che sono 7-8 euro a botta. Cioè, questi speciali, più tutto il resto, più tutti gli speciali che secondo me la Bonelli ha concentrato nel mese di luglio una quantità di roba eccessiva per, cioè, tutta in un mese secondo me è troppo eccessiva. Tanto gli appassionati le leggono anche a ottobre queste cose, quindi sì, forse d'estate l'idea, però d'estate non è che si deve svenare per i fumetti, anche perché ha altre esigenze nella vita, quindi. Questo, questo per me un po' la Bonelli fa quel che gli pare, ma io naturalmente non posso stare dietro a 40 testate che escono in un mese della Bonelli, anche perché non compro solo la Bonelli, quindi seguo le linee, alcuni numeri regolari, poi gli altri si tagliano. Mi dispiace, non sono, cioè, anche perché io tra, onestamente, se mi si chiede di scegliere tra lo speciale Martin Mistero e Nathan Never e Oster, io scelgo Oster. Non c'è neanche una discussione. Non c'è, no. La storia più bella che poi ha scritto Castelli o chi vuole, non avrà, cioè, ma non perché dice, ma ecco, ma questo è un capolavoro assoluto. Oster è un genio del fumetto mondiale, quindi io tra un genio del fumetto mondiale e un bravissimo anche sceneggiatore italiano, sceglierò sempre Estrella, ma non perché è così. Perché queste storie non sono facilmente reperibili, io non vedevo l'ora di leggere, onestamente, e altre cose posso aspettare tranquillamente. Naturalmente, qui entreremo in un discorso che non ne capiremo le gambe, però ognuno faccia un po' come gli pare. E quindi questo io per me era imperdibile, questo non si poteva perdere, anche perché quando vi ho detto appunto Esther e Solano Lopez, non basta, chiudo il video, naturalmente, per contenere i costi, io parlo a livello intuitivo, non solo nella mente della Cosmo, la Cosmo poi, comunque, se era 90 e c'è anche Braccio di Ferro che non ho preso perché c'è veramente tanta roba in edicola. E me, Braccio di Ferro magari lo prendo, tanto non c'è fretta. Quindi veramente sei messo un po' alle strette perché tutta questa sempre roba che costa sui 7, 6, 7 euro. Quindi a un certo punto da qualche parte devi tagliare. Io taglio le cose che a me non mi sembrano più tagliabili. Questi speciali messi così, boh, non lo so. Non mi sembra, cioè, boh, non lo so.
Seguo la serie regolare e chi si è visto, magari poi li compro, magari cambio idea, però per ora mi concentro su questi e mi concentro su, dicevo che ovviamente credo che per risparmiare i costi l'hanno semplicemente ristampate come erano le storiette Sargentinas, Argentina, con tu... però questo è molto bello perché ci sono tutti nelle storiettas. Ci sono tutti questi intermezzi tipo mischia, strano davvero, queste inserzioni scientifiche strano, degli anni 50, questo è un fumetto del 55, quindi vi leggete, cioè riporta un po' l'atmosfera argentina anni 50, con le copertine Mister X. Questa era la casa editrice Abril, che era di proprietà di un italiano, Cesare Civita, che in realtà era un italiano ebreo, quindi italianissimo di Cesare Civita, ma anche ebreo. Quindi questo spiega perché a un certo punto si andiede in Argentina e che si porterà Cesare Civita. Nella casa editrice Abril si porterà Ugo Pratt, che Ugo Pratt aveva iniziato un lasso di picche, era un disegnatore. Ugo Pratt nasce come disegnatore e poi leggendo queste storie si capisce dove Ugo Pratt ha imparato. Cioè qui c'è già Ugo Pratt, anche se Esther, c'è cioè il debito. Io ho letto queste storie, per me sono state rivelatrici perché ho capito finalmente Ugo Pratt, ho capito da dove Ugo Pratt ha tratto tante cose. Io ho sempre adorato Ugo Pratt, ma di cui non avevo capito bene l'origine, perché Ugo Pratt è sempre stato un autore che non è mai stato completamente italiano e quindi aveva dei riferimenti in letture estere che noi italiani non coglievamo, non abbiamo mai colto, perché sì, Tex e Zago, ma Ugo Pratt con Tex e Zago non ci ha mai centrato niente, con Tex niente, proprio niente, niente, niente. Era un altro mondo. Ugo Pratt era un altro mondo. Potremmo definirlo, è qui uno scrittore argentino e di origine italiana. Sembra brutto, oppure un italiano che comunque ha lavorato in Argentina. Quindi leggendo queste storie ho capito Ugo Pratt. Essendo un grande appassionato di Ugo Pratt, ho capito tante cose, da dove vengono, tante idee, tanti spunti. Perché queste sono storiette piccole, però in queste. Cioè, sono storie degli anni 50, quindi la classica storia. Il gruppo di tre amici che vivono in una base nascosta, hanno un piccolo laboratorio nucleare sotto in cantina. Chi non si è fatto con la bomba atomica? Vabbè, tutte queste sono cose ingenue. Si fa leggere queste cose. Sì, è vero, sono ingenue, però in realtà qui a volte sembra di leggere i racconti di Borges o di Wells. Sono storie molto piccole, a parte sono disegnate da Lopez, quindi la coppia Lopez e Estrel, che è stata anche la coppia Estrel e Ugo Pratt, ma la coppia Lopez e Estrel è stata una coppia fantastica. Questa è la mia Bartolan Casa, vado un po' di ordine sparso. E quindi è un gruppo di tre amici che salva il mondo. Questo era chiesto, quello che gli aveva chiesto un po' Cipriani, perché ovviamente andava di moda Back Denny, quelle stupidaggini. Back Denny è una stupidaggine, non so che no, nel senso, è una stupidaggine anni 50, ma bellissimi disegni, ma le storie, quelle veramente sono invecchiate. Queste no. Il genio si capisce tutto qui, cioè il genio, cioè se volete capire perché uno è un genio, un altro no, anche se è un bravissimo sceneggiatore, è che le storie di Back Denny le leggi. Dopo 5 minuti sbadigli perché non ne cioè, guarda i disegni, fa come quella bambina si guarda i disegni. Queste storie, pur con tutte le ingenuità del tempo, hanno dietro scrittori come Jack London. La passione di Ugo Pratt per Jack London gli ha trasmesso Estrella. Estrella è stato il maestro di Ugo Pratt e Wood, credo che sia. Qualsiasi scrittore argentino di historietas è figlio di Estrel. La grandezza di Estrel è indubitabile, cioè, anche in queste piccole storie. Per esempio, Cacciatori di teste, io ci ho ritrovato la storia di Ugo Pratt, Teste e funghi, dove c'è appunto questi mitici. Cioè, Ugo Pratt l'ha letta tutte queste storie.
questi mitici, ma anche Bonelli, insomma, Nolitta, famose teste dei Givaro, degli Indios Givaro, le teste rimpicciolite. Mi ricordo la storia di Ugo Pratt, dove Levi Colombia, Ugo Pratt trova, Levi Colombia è un ebreo, mezzo indios, mezzo ebreo, che, vabbè, questa è un'invenzione geniale di Ugo Pratt, che ha nel suo negozio di queste teste rimpicciolite degli indios Givaro, che erano tagliatori di teste, che avevano tutto un sistema per rimpicciolire le teste, che qui ha descritto alla perfezione, cioè Oistrella ha descritto come facevano, e qui è proprio, non vi dico di dedicarvi al taglio delle teste, però questa scena qui è ripresa da Ugo Pratt a pari pari, una storia teste e funghi, eccetera, eccetera, dove si recita sempre Jack London. L'avventura, l'Amazzonia, e qui secondo me anche Bonelli, Sergio Bonelli, dà lette un po' queste cose, mi ricordano anche delle storie di Mister No, che Mister No, beh, l'ha vista perché è Mister No, Sergio Bonelli, c'è andato in Amazzonia, ma in questa storia molto la Jack London, sui tagliatori di teste, su un bianco impazzito che diventa un tagliatore di teste, insomma, è una storia molto sul trucco che poi usa anche, c'è già Ugo Pratt. E non sono storie banali, non sono, c'è molto scritto, ovviamente le storie degli anni 50 erano piene di scritto, ma questo scritto qui è letteratura. Disegni sì, sono di Lopez, non è, però questo è un capolavoro di fumetto. Le storie anche qui non c'è, nel senso, essendo storie degli anni 50, in fondo uno si aspetterebbe il bene vince il male. Sì, il bene vince, il male perde, però c'è già in un certo senso Dago, perché il bene vince, però anche in questo cacciatore che è impazzito e nella sua, io ci rivedo Bonelli pari pari alcune cose, neanche Zago, tendenzialmente, secondo me Bonelli un po' qualche cosa l'ha letto, il cacciatore impazzito che, se qualcuno si ricorda, uno dei vecchi numeri di Dago, che diventa, che si mette e diventa cacciatore, insomma, di esseri umani praticamente. E non sono storie, sono storie anche a volte un po' disturbanti per essere gli anni del 55. Queste storie sono molto inquietanti alla Borges, quindi non sono delle cose stupide. Questa cacciatore di teste con l'Amazzonia ricorda pari pari Ugo Pratt. Oh, poi sono tutte, cioè, sono storie che hanno appuntate, quindi poi anche qui, alla fine di ogni puntata, vi ritrovate nel riassunto anche delle puntate. Il fumetto scientifico, sì, perché all'epoca questo era un fumetto, questo è il personaggio comico, sono tre personaggi, di cui c'è uno ovviamente caricaturale. Si ha un po' l'impressione che il buon vecchio Estero, questo personaggio comico, ce lo metteva perché era come Cico, no? All'epoca ce lo dovevi mettere il personaggio comico, però lui si capisce che forse l'avrebbe fatto anche a meno. Ma questa seconda storia, per esempio, questa seconda storia, quando morì Barrocchio, vabbè, i marziani. Qui c'è già tutto l'Eternauta, c'è già l'Eternauta, già in nuce c'è un piccolo, il tema dei marziani, ovviamente degli extraterrestri, questo è già Eternauta, è un tema che ricorre molto spesso, l'invasione degli extraterrestri, in queste storie è un tema che si rimanda a Wells, la guerra dei mondi, ma è sempre in tono molto psicologico, in tema di conquista. Per un sudamericano è ovvio che rimanda anche le conquiste degli spagnoli del Sud America, visti gli europei quasi come extraterrestri, perché quando gli Aztechi, gli Inca si videro questi a cavallo, avevano l'aspetto di marziani.
Quindi il rapporto tra uomo e extraterrestre è sempre un rapporto in estero dialettico, non tutti gli extraterrestri sono cattivi, alcuni tradiranno i loro amici extraterrestri per salvare gli uomini, quindi sempre storie un po' disturbanti, di ipnosi, cioè qui per chi ama l'Eternauta ha pillole di Eternauta, pillole di Eternauta. Ovviamente ci sono poi tutti. Siccome era un fumetto adatto ai bambini, ci deve essere lo spiegoncino, che deve esserci un po' di spiegoncino. Ma sono storie veramente. Sì, scusate, Mister X, Il giardino diabolico, è una storia bellissima, veramente bellissima. Questa ricorda Wells, la macchina del tempo. La macchina del tempo, quando il viaggiatore ritorna con questi strani fiori che poi si sfaldano. È una storia molto bella, ecco, molto poetica, e qui ci ho rivisto molto Martinel di Wood. Ci ho rivisto varie cose, insomma, una storia molto bella, ora mi incanta perché è veramente bella. E una setta di persone che vuole distruggere tutte le armi atomiche e una casa che, per ritornare a un passato, in questo giardino. Questa donna bellissima del passato, coltiva specie di fiori che non sono più, che sono stati completamente sostituiti dai nuovi incroci e innesti. Quindi è come se avesse ricostruito una bolla del tempo del 1800. Questo qui, Bal Rocket, in realtà è il buono e il cattivo. Qui si innamora ovviamente perdutamente della malvagia, ma è. In realtà Bal Rocket, che ovviamente questo è un fumetto che si alza con le armi nucleari, c'è già una critica, sebbene qui i sottomarini nucleari vadano a tutta randa, eccetera, eccetera, questa setta che vuole, che fa saltare in aria tutti i laboratori nucleari, insomma, per ritornare a una misteriosa utopia come il luddismo, no? Però questi fiori che alla fine si questa rosa che si sfalda e che il tempo che passa è un'immagine poeticissima e bellissima. Non so, cioè qui è poesia, arte pure. Cioè, paragonare questa cosa a Bach Denny è come paragonare Shakespeare a Cecco Pepe, insomma, no? Veramente non so che. Ma qui è poesia lo stato. Cioè, tutto quello che è stato fatto, cioè, qui è poesia, veramente, non si può. Eppure cito Bach Denny perché su per giù un po' il tema è lo stesso, ma si capisce la genialità di Estere. Cioè, qui in ogni storietta, se una piccola storietta, c'è un piccolo capolavoro. Il giardino diabolico penso sia forse la storia più bella che ho letto di questo, ma sono tutte belle le storie. La caverna degli orsi. C'è un ritorno alla preistoria, quindi già anticipato, si ritrova in un mondo preistorico, mi sembra in Francia, anticipato Martin Mister alla grande, la caverna degli orsi. Forse questo è un pochino, vabbè, c'è sempre il gangster, eccetera, eccetera. Si parla molto spesso di energia atomica, energia nucleare, perché era il momento della bomba atomica. Ovviamente il bene e il male, in questi fumetti il bene e il male, come indago, tendono ad essere più confusi. Ester non è uno che fa, quando noi leggiamo poi Dago e quando leggiamo Dago, diciamo Dago e il corto maltese, in realtà il Dago e il corto maltese sono imparentati. Com'è che sono imparentati? Potremmo dire cugini, perché tutte queste tematiche, cioè il buono che poi alla fine diventa cattivo, il malvagio che poi si redime, cioè non c'è mai in essere la condanna del male assoluto, cioè il cattivo negli anni 50 era il cattivo, il buono era il buono, e essere no, ecco, dire, queste cose che lui, per gli sceneggiatori moderni credo che siano alquanto scontate, qui si cita ovviamente questa scena qui, chi ha la mia età vi vede subito 20.000 righe sotto i mari. Ah, c'è anche una simpatica signora che fa da cuoca a questi tre simpatici giovani. Ovviamente questo ambaradan di gruppetto può sembrare quello un pochino più, la cosa un po' più passata ormai, però queste storie, l'Isola delle Perle Verdi, si parla di inquinamento nucleare negli anni 50,
ma quando prima di Fukushima, e Ester è stato un profeta, è veramente un profeta. E ultima storia, l'amore impossibile, Romeo e Giulietta tra un marziano e una terrestre. Le idee geniali, c'è questo rapporto, lo spazio, l'eternità, il tempo. Mi sono un po' dilungato, ma in realtà qui veramente ognuna di queste storie è un capolavoro. Potete non leggerle e sono affaracci vostri, potete leggere quello che vi pare, ma qui vi perdete veramente una cosa spettacolare. Naturalmente va letto con tutti il discrimine del tempo, che sono fumetti degli anni 50. Qui, per uno che ha letto Corto Maltese e Dago, penso che sia imperdibile questa cosa, perché in realtà leggendo questo io capisco, cioè riesco a capire meglio Dago e Corto Maltese. Ripeto, essere stato veramente, ringraziamo la Cosmo che ci ha dato queste storie, perché non sarebbe stato facile trovare. 5 euro e 6, cioè 6 euro e 6,90 euro di Vale Tutti. Potete non comprarlo, ma è a vostro rischio e pericolo, perché non sapete, siccome Ester è un profeta, non sapete cosa vi riserva il futuro, cosa faranno i marziani quando arriveranno sulla Terra. Leggete questo, lo scoprirete. Va bene, questo è uno scherzo, vi lascio, ognuno si legga quel che gli pare e faccia quello che gli pare, che mi sembra sempre la cosa più giusta.